strade e piste ciclabili avranno una nuova segnaletica. A Fano prenderà il via domani il rifacimento degli attraversamenti pedonali, delle strisce di arresto relative agli stop e alle precedenze. I lavori riguarderanno circa 10 km di strade. Gli interventi si protrarranno per circa 20 giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse. Si inizierà in via dell'Abbazia, dove verrà ripassata la riga centrale esistente e verranno ridimensionate le due corsie a 3,50 m. Stesso procedimento anche in via Canale Albani, dove sul lato sinistro della carreggiata si avrà un allargamento della banchina di circa 25 cm, mentre sul lato destro verranno mantenuti i parcheggi e quindi verrà allargata la pista ciclabile. Interessate dai lavori anche via Papiria, via 4 Novembre, un tratto della strada dell'ex zuccherificio, via Mattei, la strada comunale Petruccia, via Toniolo e via Einaudi. L'assessore Cristian Fanesi ha spiegato che i lavori sono stati disposti con urgenza per garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti, soprattutto nelle arterie più trafficate, grazie ad una migliore visibilità della segnaletica.